Ciao ragazzi, ciao Nick, Ciao, bentornato, ormai sei grazie di casa. E niente ragazzi, oggi con Nick volevamo parlare di quello che è stato un professionista molto famoso, oserei dire una star in Inghilterra, cioè Paul Daniels. Ora in realtà io non conosco tantissimo la storia di Paul Daniels, però certo è che ha avuto un suo programma televisivo molto longevo, molto interessante, molto professionale, nel quale tra l'altro per noi prestigiatori era ancora più interessante perché ha ospitato tantissimi prestigiatori professionisti. Io mi ricordo di aver visto Tamariz, se non ricordo male, Fred Capps, ma mille nomi di una Certo, certa importanti. importanza. Non so se tu hai qualcosa legato a Paul Ma Daniel. allora, io ho studiacchiato un pochettino un po' quella che è stata la sua vita e mi è venuto un aneddoto che l'ho letto e mi ha fatto molto ridere, che è una frase che lui ha utilizzato una volta contro uno spettatore hecklers, Sì, come li chiamiamo noi, disturbatore. che poi è diventato un po' il suo motto, che è non ti preoccupare, ti piacerà, non moltissimo, ma ti piacerà. E questo faceva ridere, un Beh. aneddoto carino, un po' come creare, no? Un motto, una frase Sì, iconica una associata a lui. catchphrase, come si dice. E infatti lui aveva un taglio molto molto brillante, no? La presentazione è molto brillante. E credo è uno degli effetti col quale viene associato, riconosciuto, è il Chop Cup. Assolutamente. Prima guarderemo la sua performance e la commenteremo, però prima, magari per chi non lo sapesse, spiego velocissimamente in cosa consiste il Chop Cup. Penso che tutti, bene o male, conoscano il gioco dei bussolotti, no? Tre tazze, particolari, spesso di alluminio, di rame, tre palline, saltano, cambiano, bla bla bla. Il Chop Cup sostanzialmente è una forma, tra virgolette, ridotta di quell'effetto, cioè c'è una tazza sola, una pallina sola, che sembra non aver potenziale, in realtà adesso vediamo Paul Daniel e vi Anzi, renderete molto più conto. chiaro e molto più rispetto ad avere tre oggetti e Assolutamente. averne un guadagno. E volendo è anche molto più pratico per chi magari lavora ai tavoli, girando per i tavoli ti devi portare Certo. solo un bicchiere rispetto a tre, no? E poi ovviamente richiede meno spazio sul tavolo, ok? E parlo un po' tecnico, poi lo approfondiamo di più. Altra cosa importante, di solito queste routine finiscono con dei carichi molto grossi, frutta, verdura, palle giganti. L'altro vantaggio del Chop Cup è che hai meno carichi addosso, no? Quindi non si Certo. vede, soprattutto se fai una routine in piedi, se no avresti le tasche. Sì, gonfie. Esatto. Comunque io direi di guardare la performance di Volentieri. Paul Daniel e poi la commentiamo magari anche durante, no? Qua, tra What's l'altro, se that? non ricordo male, è proprio Many nel people suo wonder programma. what is that? That is in truth the world's oldest recorded trick. Oh, some say. Some actually say this. It's a true story that there's a hieroglyphic in Egypt on a wall of a man doing this trick. I don't know whether it's true or not. I'm just telling you. That's what they think. All right? Hieroglyphic. If it was this far down the wall, it would be a hieroglyphic. You know that. Now, what we need to do here is we're going to pick on somebody in the audience. Now, young man there with a sort of a knitted sweater with a light line across and that. You, sir, what's your name? Chris. Chris! Good answer. Good. Chris, where are you from? Shepherd's Bush. Shepherd's Bush. Just over the road. Just over the road. How nice of you to drop in. Sort of like home from home, isn't it? Now, Chris of Shepherd's Bush, what I must ask you to do is this. I must ask you to answer nice and loud, nice and honest. What's that? It's a cup. It is indeed a cup. A cup, like. Because I'm from the north, you see. What you've got to do is this. You take that and you put it there and you use one of these. Now, I only use one cup and one ball. And all you have to do, Chris, is keep your eye on the little white ball. Now, Christopher, is that your full title? Yeah. Okay, Christopher, where is the ball? On top of the cup. You're wrong, it's on the bottom, the cup is upside down. No, lo traduco un attimo per chi Sì, non sì, sì. è, senza stare a tradurre tutto, ha fatto due battute sui geroglifici da dove arrivava lui. E qua fa una battuta, mette la tazza al contrario, con la pallina sopra, gli chiede dov'è, lui dice in cima, dice no, in realtà è sul fondo perché la tazza è al contrario. Dicevi Eh sì, interessante. perché ogni momento, non c'è mai un momento noioso, ogni cosa è sempre un'occasione per buttare la gag, per tenere Esatto. sempre l'attenzione Tra del l'altro, pubblico. notiamo, insomma, è passato 1 minuto e mezzo, non ha ancora fatto magie, ma E già comunque tutti è ridono da un interessante, minuto e no? mezzo. Infatti, io andrei. Signore Voilà. Deus!
perhaps my speed is baffling you, so I should give you another chance. I'll even put my hands in my pockets. Christopher of Shepherd's Bush, who is now desperately wishing he'd gone to see something else. Christopher, where's the ball? It's on the top of the cup. It's on top of the bottom of the cup. And the only time you should worry is if I sneak it into my left hand. If the ball's in my left hand, it's in my left hand. If it's not in my hand, it's under the cup. If it's under the cup, it's not in my hand at all. If it's in that hand, it could be in that. If it was in that, it could be up there. If it was up there, it could be down there. If it was in the pocket at the same time, it could be up there at the same time, it's under the cup. If the cup and the ball together, they can't be separate. Except they can't be together. If it's up there at the same time. Now, if the cup and the ball are separate and the cup is empty, you can't have the ball. You've got the ball in the cup, you can't be in the pocket. In the pocket, you can't be in the cup at the same time, it's under the cup. If on the other hand, the ball and the cup are together, then the cup. You're not following this, are you? Allora qua è un'altra cosa, secondo me, interessante. Un paio di cose dal mio punto di vista sono interessanti. Usare, in questo caso ho usato un po' la comicità, tra virgolette, il suo essere per caricare la pallina in più, perché comunque lui non ce l'aveva in mano, doveva andare in tasca e ha fatto questa cosa. Dice, cioè, io addirittura mentre mani in tasca si è mosso, no? Come se fosse una gag, però intanto ha recuperato una pallina, che secondo me è molto interessante anche dal punto di vista magico, perché io ti ho dato una bella immagine, chiara immagine iniziale, una pallina, una tazza, mani vuote, prima di iniziare. L'altra cosa interessante, ovviamente dal punto di vista magico non mi piace per niente tutto quello che ha fatto adesso, no? Perché non si capisce in realtà, certo, cosa sta succedendo. Ma quello che dice alla fine fa capire che ne è ben consapevole. Cioè dice, ok, forse sono troppo veloce, non hai capito, però è consapevole di, certo, quello che è successo. Che da un lato potrebbe essere letto, io ovviamente non mi sono confrontato con lui, non so le ragioni dietro, no? Però volendo dargli, mettiamola così, il beneficio del dubbio, perché comunque non era l'ultimo, certo, arrivato, secondo me comunque è un modo interessante per dirti non staccare gli occhi. Cioè, da adesso in poi, esatto, tieni l'attenzione fino alla fine. Così è un bel modo per sottolineare la situazione iniziale, secondo me. Perché adesso ovviamente rallenta. Certo, adesso arriverà poi col finalone. Infatti, ma potrebbe anche essere un modo per creare anche una curva, no, emotiva, perché comunque l'effetto di una pallina che continua a apparire e sparire è forte. Assolutamente. Preso così te lo fa scendere un po', esatto, per poi gonfiarlo sul finale, no, per creare il finale più forte. Quindi potrebbe, secondo me, non è un'altra lettura. Non è totalmente sbagliato, no? No, neanche secondo me. Vado? Here is a television action replay. E poi fa la gag dove va lento. You're even nodding slowly, Chris. Where's the ball? It's in the cup. In the cup. Take it out, put it into my pocket. Where is it now? For £50. It's, in your pocket. In my pocket. In other words, it can't be under the cup, right? Right. Wrong. Now this trick is a teacher. E qua ripete l'effetto di prima in modo più chiaro. Esatto. Tra l'altro c'è una cosa che a me piace molto, molto sottile, però lascia la sensazione di totale padronanza di quello che sta facendo, perché fa la mossa, fa tutto quello che deve fare senza mai guardare, cioè guarda sempre lo spettatore, no? Quindi il sottotesto è: io so già cosa sta succedendo, io sto governando la magia, che secondo me è molto forte, certo, no? Molto interessante. Anche questa cosa è un piccolo dettaglio che quasi nessuno fa: ogni volta che non sta facendo niente lascia la tazza. Molti la lasciano in piedi, invece lui la lascia sempre, facendo vedere che è sempre vuota. Un altro piccolo dettaglio professionale, no? What do you do for a living, Chris? What's your job, your vocation, your way of life, your occupation? It's a sales representative for a vending machine company. What you need is a cup. I mean, I'll teach you this. I've been up here a few minutes, I just walked on, and already you owe me £50. The doors have been locked. Now look. Cup, ball, ball, cup. Now this is how the trick works. It's very simple. You get a cup and a ball, and you show it to be empty, you see, just an empty cup, and you drop the ball in there. Now the moment the ball is in the cup, I'll teach you this. You take it out with a sweeping, swooping action, right? You sweep it out, you put the ball in your pocket, and you flick it hard. Now the ball, I know this is a funny thing to say, but the ball actually physically shoots up your sleeve. Yes? Yeah. Say yes, Paul. Yes, Paul. Good. Now you've got to put the cup down to catch a ball that goes up your sleeve, across your shoulder, down the side, under the cup. But be very careful that you don't put the ball into the wrong pocket, because when you go flick, everybody claps. Why do they clap? Because when you flick, you've got a lemon.
it baffles them completely down the road. Oh, you're lovely, aren't you? If you'll clap that, you'll go mad over the orange. I don't know where that... Anche qui ci sono due o tre cose secondo me molto interessanti, perché un problema spesso di questo gioco, quando arrivi a fare il carico finale, che ovviamente arriva dalla tasca, c'è sempre a volte il problema di timing. Certo. O tengo la mano troppo tempo in tasca, o la tiro fuori troppo presto e poi non so dove metterla perché comunque mi sento sporco con un oggetto relativamente grosso. Lui di nuovo, grazie alla presentazione, giustifica tutto, no? Che è geniale. Quindi dice che lancerà la pallina farà tutto, ma da dentro la tasca. E quindi mentre Mima ha tutto il tempo di caricare, fare fin quando arriva. Poi vabbè, si gira di lato, quindi copre il carico. Altra cosa interessante nella presentazione, dal mio punto di vista, è che molti, quando fanno questo gioco, proprio per la gestione delle tasche, ovviamente caricano destra e sinistra. Ma, velocemente, parlare appunto del Chop Cup, sì. Io ne ho portato uno, due piccoli dettagli, sarebbe interessante lavorare anche su giustificare in qualche modo gli oggetti, no? Un bustolotto parte col sale dentro, e lui per tutta la routine, pur avendo la sensazione che li usi tutti e tre, questo non lo userà mai.